A io e te, Roberta Bruzzone. Che piacere. Buongiorno a tutti. È veramente un piacere averti Questo qua. Questo video è meraviglioso. E io ci tenevo a ospitarti tantissimo. Avete proprio raccolto gli aspetti centrali della mia esistenza, insomma. Compresa la menzogna mia nonna, di cui mi pento clamorosamente, però. La passione per le moto ha avuto la meglio, insomma. Ecco, devo dire, Roberta, che ho visto veramente tue pochissime, se non rare, interviste confessione. Sì. Tu solitamente in televisione vieni chiamata come esperta, ma non credo che ci siano state molte interviste televisive. No, perché di solito le domande le faccio io. Le domande preferisci farle te. Sì, decisamente. Ma preferisci anche dare le risposte, però? Beh, le risposte io le faccio emergere dai fatti, insomma. Quel tipo di risposte, sì, amo darle, amo, diciamo, elaborarle e farle emergere con la forza dei fatti oggettivi, insomma. Probabilmente la mia professionalità è proprio costruita su questo, cioè sul trasformare fatti in risposte affidabili sotto il profilo scientifico e logico. Credo che sia questo uno dei principali talenti che possiedo, fondamentalmente, che ed però, è quello che ho cercato di mettere a frutto nella mia vita. Che però sono talenti maturati negli anni, perché facciamo un passo indietro. La nonna di cui parliamo è nonna Angelina? Sì. Ma la nonna Angelina non è la stessa che a un certo punto, mentre tu tentavi di annegare i tuoi due fratellini gemelli in una vasca ed ucciderli. In realtà era un tentativo di elaborare un bagnetto. No, ma la racconto questa perché non è male nella storia di Roberta Bruzzone. Dice parecchio della sua personalità, perché sin da bambina aveva una personalità, una tempra molto simile a quella di oggi. È rimasta costante da questo punto di vista. Pensate che quando sono nati i suoi due fratellini gemellini, chiaramente era un gioco, ma mica tanto. Avevo 2 anni. Aveva 2 anni, ha tentato di affogarli in una vasca e nonna Angelina li ha salvati, questa è verità. Mia però. Nonna è stata tempestiva, insomma. Io, ripeto, credo che l'obiettivo fosse quello di collaborare alla gestione di questi due ragazzini che erano parecchio impegnativi, però mi è stato attribuito questo tipo di tentativo. Da allora, diciamo, da soli con loro ci sono stata poco, insomma. Ma la cosa che mi è sempre piaciuta di te è la doppia dimensione che coabita, diciamo, nella tua personalità. Una donna disciplinata, sempre preparata, che sa quello che dice, e al tempo stesso però una personalità irregolare, spigolosa, anticonvenzionale, sì, un po' spericolata, a tratti rivoluzionaria, tant'è che da bambina, ne hai fatte penare, ti hanno perfino cacciato da un istituto. No, non istituto, era l'asilo. Beh, pensa te, ancora peggio, ti hanno cacciato dall'asilo? Beh, allora, io sono sempre stata una bambina estremamente vivace e curiosa, quindi avevo bisogno di stimoli, cioè io mi annoiavo. Pensa avere l'Abruzzone all'asilo. Era questo l'elemento che purtroppo hanno capito tardi, è che io avevo bisogno di stimoli un po' più strutturati rispetto a quelli dei bambini normali. Ero più avanti, ho imparato a leggere prestissimo, ho imparato a scrivere prestissimo, cioè io avevo un'altra velocità, insomma, una marcia diversa, e questo credo che poi la vita me l'abbia ampiamente dimostrato, insomma. E quindi mi annoiavo, e annoiandomi diventavo un po' discola, un po' monella, insomma, tutto qua. Ma queste passioni, che poi sono diventate miste alle tue caratteristiche comportamentali, il tuo stile di vita e poi la tua professione, si incrociano con un altro talento, che è quello della curiosità, che non ti ha mai lasciato, no, sì, da bambina, perché mi hanno raccontato amici comuni, pensa te, che se non sbaglio tu andavi a fare visita degli edifici abbandonati sin da adolescente, pur da bambina. Qui da bambina volevi affogare i fratellini, no, cacciata no, dall'asilo, e andavi a visitare gli edifici abbandonati. Allora, il tentato omicidio dei miei fratelli non era imputabile, perché ero ancora sotto i 14 anni, quindi è un reato impossibile. Il resto era, sai qual è il discorso? Spesso, non so se sia un'usanza ancora recente, ma all'epoca mia, i miei genitori, come tanti altri genitori, quando c'era un figlio abbastanza discolo, monello, come nel mio caso, ti minacciavano di portarti in luoghi e abbandonarti lì, fondamentalmente, perché in quei luoghi succedevano cose terribili ai bambini. A me, anziché impaurirmi, ti attraeva. Questo aspetto mi incuriosiva. Quindi hanno smesso di raccontarmele queste cose, perché io ci andavo immediatamente, cioè era un progetto immediato, mi accendevano questa curiosità e io in qualche modo dovevo andarci. Scusami, Roberta, la domanda viene naturale, è curioso, perché poi sei una donna, per chi ti conosce, generosa, buona, anche con dei lati di fragilità che solo tuo marito, secondo me, conosce fino in fondo, perché ovviamente hai il privilegio di poterti frequentare in intimità. Però diciamo che una certa attrazione nei confronti del male l'hai avuta.
guarda, io forse non lo, all'epoca non lo connotavo come male. Vabbè, certo, ovvio. Lo connotavo come c'era qualcosa che non andava bene, avveniva qualcosa di sbagliato. Una mia insegnante una volta lo disse anche a mia madre, poi lo disse anche a mia nonna, non ditele queste cose perché lei non ha paura di andarle a verificare, cioè anziché aver paura dell'uomo nero io andavo a cercarlo. Ci siamo, quindi era pericolosissimo raccontarmi cose di questo genere, quindi, scusami, perché io ci andavo, in qualche modo trovavo il sistema, quindi, per andare in quel tipo di scenari, insomma. Ma scusa, se, quindi se, le scene del crimine mi attraevano sin da piccolo. Questo è evidente, ma se ti trovassi faccia a faccia con un personaggio, diciamo, esistente dal punto di vista iconografico, la parola spesso viene scomodata per indicare il male, che in realtà viene chiamato diavolo, ma che per chi come me crede in effetti viene ucciso dalla forza di Dio. Insomma, se ti trovassi faccia a faccia con il male, con il diavolo, Roberto Abruzzone, come si comporterebbe? Beh, probabilmente lo farei mettere in fuga. Che faresti? Lo farei mettere in fuga. Ragazzi, l'Abruzzone può tutto! Questo abbiamo scoperto mi oggi fanno... pomeriggio. Guarda, credimi, non è né vanità né presunzione, ma è consapevolezza, perché nella mia vita io di gente malvagia ne ho incontrata e affrontata parecchia. Ne hai incontrata più... E non ho mai avuto paura di fare quello che dovevo fare. Ne hai incontrato più nella professione o più nella vita, diciamo, privata? L'ho incontrati nella professione e li ho incontrati anche nella vita privata, assolutamente sì. C'è un sacco di brutta gente in circolazione, insomma. Questo mi spiace dovervelo Quando confermare. Quando tu definisci una persona brutta, che cosa vuoi gente indicare? Gente malvagia, gente bugiarda, gente meschina, gente che cerca di danneggiarti in ogni modo perché non tollera che tu abbia una vita magari più gratificante della loro. Ecco, questo tipo di gente io ritengo che sia davvero l'espressione massima del male, perché è un male banale. È un male che si esercita non perché per averne un vantaggio diretto, ma semplicemente perché non tolleri che qualcun altro sia meglio di te. Ecco, questo tipo di gente secondo me è la più pericolosa che esista. Io ho seguito la tua carriera e so che tu sei stata da sempre destinataria, a proposito di gente, diciamo, non dico malvagia, ma insomma superficiale. Diciamo anche un po' disturbata, diciamo. Ma chiamala come vuoi, però insomma sei stata destinataria di un vocabolario non certo generoso agli inizi delle tue apparizioni televisive. Certo. Io ricordo che Roberto Abruzzone fece, diciamo, la prima vera apparizione televisiva in un programma di Maurizio Costanzo, Buona Domenica. Sì, con la macchina della verità. Con la macchina della verità. Era il 2005, se non era il 2005, insomma, i primi anni del 2000. È un'idea, ovviamente, di Maurizio Costanzo insieme a Sabina Gregoretti. E ricordo che quando tu feci la macchina del tempo, insomma, mi ricordo che i giornali cominciavano a dire: ma questa signora bionda, bella, ecco, solo bionda e bella. Cioè, come a dire, se uno ha una mise, se ha una silhouette, se ha un corpo come quello dell'Abruzzone, non si può occupare di fatti. Sai qual è la cosa del genere, divertente di quel periodo della mia vita? Sì. Che in realtà io la macchina, diciamo, la macchina della verità, per modo di dire, l'avevo fatta insieme a altre due persone, che però non ricorda nessuno. E chi sono? Due persone che, insomma, non mi va neanche di ricordare. Però la cosa divertente è che tutti quanti ricordano me in quel tipo di circostanze e mi ricordano da sola. Quindi è un aspetto... me lo disse proprio Costanzo una delle prime volte che ebbi a che fare con lui, quando ci vide lì, poi piano piano, siccome facemmo diverse puntate, poi entrai anche abbastanza in amicizia. Mi disse molto chiaramente: tu hai un grandissimo carisma televisivo, cioè arrivi, nel senso che la gente di te si ricorda. Il grosso problema è che quelli come te li vedono anche dove non sono. Quindi devi stare molto attenta a non inflazionare la tua immagine televisiva, perché il rischio è quello, perché è un impatto molto potente e quindi il rischio è che ti vedano anche dove non sei. Quindi devi stare molto attenta a gestire con parsimonia questo tipo di aspetti. Ma guarda, il mio sogno, devo dirti la verità, lo dico da anni, quindi l'ho detto anche pubblicamente, adesso al di là del fatto che questa 70ª edizione del Festival di Sanremo sarà condotta da Amadeus, che è un mio amico personale, un amico dei telespettatori, direi uno, io sogno un'edizione, prima o poi, un po' splatter di Sanremo, condotta da Franca Leosini e Roberto Abruzzone. Sarei felicissimo. Sarebbe in assoluto quella con record di ascolti, secondo me. Insomma. Io Senti, la mitica Franca. Cominciamo la carrellata fotografica che ti riguarda con una foto, la chiamo al regista Salvatore Perfetto, di te a un anno con la bambola. Guardate l'Abruzzone che tipo era. La mia prima autopsia, hai visto? La tua prima autopsia, non è male come battuta. Guarda che tipetta, eh? Dai, sembravo proprio tranquilla, anzi... Paciosa, ero una bimba buonissima io, veramente. Che infanzia, al di là del racconto iniziale,
così anche un po' ludico che abbiamo fatto. Che infanzia hai avuto tu? Ma bella, bella, perché era un'epoca in cui eravamo in un quartiere con un sacco di ragazzi della stessa età, per cui giocavamo, a volte ci davamo botte da orbi, ma dopo 2 minuti eravamo di nuovo amici, quindi è stata un'infanzia molto, molto viva, botte, molto vera. Nel senso che anche tu eri partecipe? Beh sì, diciamo, non ero una che si tirava indietro. Poi col fatto che avevo 2 fratelli più piccoli, quindi per riscattarmi da questo tentato omicidio iniziale, guai a chi li toccava. Quindi se poco a poco i miei fratelli venivano o spintonati o picchiati da qualcuno, io diventavo veramente una bestia, quindi succedeva. Cioè la tua parte Bud Spencer non l'avevo considerata. No, quella c'è. Adesso gli schiaffoni li do dal punto di vista intellettuale, ma all'epoca no. Hai capito l'Abruzzone come dà gli schiaffoni? Dal punto di vista intellettuale. C'è. Mi fate vedere la famiglia di Roberta, la mamma, il papà e i famosi e ormai salvi gemelli Federica e Andrea. Eccola qua la famiglia di Roberta. Che papà è stato Domenico e che mamma è stata Marisa? Mio padre è stato uno molto vivace, uno che stimolava la curiosità. La passione per i motori mi è arrivata sicuramente da lui. Mi ricordo i go-kart che faceva, li costruiva proprio lui, delle bombe atomiche. Mia madre era terrorizzata perché andavano velocissimi, insomma. Ma tu mi dai l'idea di una che truccava i motorini? No, mio padre ci pensava. Ah, ok. Sì, ci pensava lui tanto. Perché a te piace correre? Sì, mi piace correre e a lui piaceva che a me piacesse correre, quindi la cosa era abbastanza... Ma tu quando hai del tempo libero e decidi di fare, non so, una gita, un viaggio, qualche ora in moto, sì, solitamente dove vai? Ma guarda, io sono appena rientrata da un viaggio negli Stati Uniti, abbiamo fatto il Wild West, quasi 5.000 chilometri in mezzo al deserto, Valle della Morte. Te e tuo marito? Io e mio marito e un gruppo di persone, chiaramente ognuno con la sua moto, e c'è stata anche questa. Guardate l'Abruzzone in moto. Questa è la mia ultima moto. Me la mettete a tutto schermo, l'Abruzzone in moto? Questo è il mio Fat Bob nuovo, con motore 114, una bomba atomica veramente. Senti, Roberto, sempre avuto molto bellissimo. Devo dirti la verità, a parte la bellezza che è evidente a tutti ed è oggettiva, mi rimettete la foto dell'Abruzzone da sola con la moto? Qui siamo in questo viaggio, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto. No, ma quella da sola è più interessante, eravamo, scusami. Eravamo vicino a Cheberry. Eccola. Ecco, riflettiamo insieme su questa foto, perché questa foto, se fosse stata, al netto del lavoro che fa l'Abruzzone, ma questa foto, se fosse stata pubblicata su Rolling Stone, non so, su Vanity Fair America o, non so, su Marie Claire, nessuno si sarebbe stupito se dietro ci fosse stata, invece che una criminologa, una modella o una pop star, perché hai l'idea di essere Madonna qua. Si assomiglia un po', in effetti, me lo dicono spesso. Mi fa piacere, io lo apprezzo molto. Senti, ma la tua fisicità, che prezzo ti ha fatto pagare dal punto di vista della credibilità? Perché molti, devo dire la verità, insomma, sono stati, come dire, molto, come dire, no? Oltre che superficiali, anche un po' cinici nel relegare, diciamo, la tua fisicità come, diciamo, l'arma della tua professione. Guarda, tu hai detto una cosa nella fase iniziale dell'intervista, che ti ringrazio di aver detto, perché mi caratterizza profondamente. Io un po' ho sfidato una serie di stereotipi, no? Nel nostro paese essere una bella donna, in particolare bionda, perché è una specie di aggravante. È un aggravante? È un aggravante, assolutamente. Insomma, già se sei mora è un po' più accettabile, ma bionda è qualcosa di imperdonabile. E addirittura, nel mio caso, neanche madre, quindi no, qualcosa di veramente totalmente destabilizzante. In più, amante delle motociclette, con un lavoro particolarissimo. È chiaro che io ho sfidato tutti gli stereotipi. Me ne manca uno perché sono drammaticamente etero, ma se fossi stata lesbica era perfetto, cioè a quel punto il pacchetto era completo. Quindi in qualche modo io sono, credo proprio di essere nata per questo, per portare avanti un modello di donna diverso. Forse un po' egoista, non lo nego, però completamente concentrato su qualcosa di importante. La mia non è vanità, è proprio sete di giustizia davvero, e questa mi porta via il 90% della vita. Ma sete di giustizia o più sete, diciamo, di una libertà intellettuale che spesso alle donne non viene consentita? Mi spiego. Fortunatamente le battaglie femminili dagli anni 60-70 in poi hanno consentito alle donne, fortunatamente, non solo di avere gli stessi diritti, anche se poi sugli stipendi fare un ragionamento prima o poi, perché questo è l'unico paese in cui le donne guadagnano meno degli uomini. Vabbè, a parità di posizione. Qua vorrei un giorno aprire un dibattito su questo. Sarebbe venuto il momento. No, sarebbe anche arrivato il momento, non c'è dubbio. Ma quello che voglio chiederti è se in realtà, insomma, questo tuo esserti sottratta alla maternità abbia in qualche modo influito nel giudizio, non dico negativo,
ma approssimativo su di te da parte di addetti alle sicuramente sì, ma ti dirò di più, gli attacchi peggiori che io ho ricevuto per questa specifica scelta, perché la mia è stata una scelta, io avrei potuto tranquillamente avere figli, non ho nessun tipo di elemento ostativo, ho voluto non averli, cioè ho scelto di non averli perché questo desiderio non è mai nato in me con la forza dovuta, insomma, perché io guarda, nella mia vita quello che ho voluto fare l'ho fatto, se davvero avessi desiderato profondamente questo tipo di possibilità, tranquillamente l'avrei percorsa, senza alcun problema. Ed è una scelta che io ho fatto in maniera estremamente serena e che ritengo una delle migliori scelte della mia vita per quello che è il mio percorso. Però sicuramente l'ho pagato. L'ho pagato e l'ho pagato non tanto per gli uomini, ma per le altre donne, che questo aspetto di scegliere di non essere madre l'hanno letto come un elemento di grave pericolo, cioè che come se davvero, effettivamente, sfidando anche questo stereotipo, ossia puoi essere felice, puoi essere realizzata, puoi essere piena della tua femminilità anche senza essere madre, sfidasse in qualche modo un elemento basilare della condizione femminile in Italia. Ma questo povero... E a me piace molto questa cosa. Questo povero signore... che tra l'altro io ho conosciuto in privato Massimo. Dietro le quinte di una trasmissione, Massimo, che tu... Ballando sei venuto quest'anno. Sì, che poi tuo marito è una persona, tra l'altro un funzionario di polizia, una persona molto per bene e tra l'altro molto riservata, ci tiene alla riservatezza e quindi non mi va di parlarne neanche troppo, ma questo povero marito che deve avere a che fare con una donna con questa personalità, quanta guarda pazienza deve avere? Ma guarda che è tosto anche lui. A lui è piuttosto ragazzi, di te? Piuttosto di me diventa difficile, ma è una bella guerra. Ma ci sono momenti in cui lui ti manda, non dico a quel paese, ma dice Roberta... Facciamo litigate furibonde, ragazzi, ma proprio furibonde, sempre verbali, naturalmente, insomma. Anche perché lui, insomma, è in condizione di uccidermi in tre mosse davvero. E, anzi, dovesse succedere qualcosa, non è un incidente domestico, ve lo posso anticipare. Ragazzi, l'Abruzzone! Però ti posso dire una cosa, la parte più bella è quando facciamo pace. Ah, pensavo altro. No, facciamo pace in maniera meravigliosa. Posso immaginarlo, ma non vorrei che lo dicessi in questa fascia oraria, non mi sembra esatto. Facciamo pace. Ma immagino che voi facciate pace, anche perché, insomma, dalle foto capisco tutti i tuoi talenti. Detto questo, voglio farvi vedere un intervento di Roberta Bruzzone a Porta a Porta. Roberta Bruzzone, criminologa, ha contato molto la scoperta del DNA sul lenzuolo che ha... È stata uccisa la contessa. È stato un elemento determinante. Allora, Roberta Bruzzone diceva qualcosa a proposito del DNA? È abbastanza anomalo, la presenza di una sovrabbondanza di elementi, tutti ormel, DNA, impronte dattiloscopiche, in una direzione e una totale assenza di altri elementi legati comunque in maniera altrettanto abbondante o quantomeno coerente con gli altri due imputati. Che cosa significa, scusi? Vuol dire che è un video particolarmente significativo. Questo? Sì, nella sua interezza chiaramente. Insomma. Cioè anche nelle cose che non abbiamo visto? Indubbiamente sì, è molto più ampio, insomma, parliamo di un video, di un interrogatorio, cioè, comunque di un'audizione di persone informate sui fatti. Cioè il DNA non viene preso immediatamente alle persone? L'esame sulla ragazza, e chiaramente l'esame autoptico ha previsto anche tutta l'indagine relativamente alla violenza sessuale. Evidentemente è stato chiesto un approfondimento di questo genere di accertamento tecnico perché... Evidentemente i risultati di questo primo accertamento per distribuire non sono... le responsabilità. Sì, considerate che lavorare sui profili misti sotto un blob, un blob delle varie puntate di Porta a Porta, poche ne abbiamo mandate in onda, in cui è stata ospite Roberta Bruzzone. Devo dire che Bruno Vespa ha avuto una grande visione su di te, perché è riuscito a costruire una partecipazione che è diventata poi una forma quasi derubricata, cioè su tutti gli argomenti di Cronaca Nera ha costruito un cast dove dentro ci sei sempre anche tu, che fa sì che le varie anime nella ricostruzione di un fatto vengano ospitate. Sì. Beh, devo dire che dal punto di vista televisivo e giornalistico ha avuto fiuto. Vespa, insomma, io ho sempre avuto enormi parole di stima e di apprezzamento per lui, perché indubbiamente dal 2007 faccio parte di questa trasmissione come ospite fisso nell'aspetto dei casi di cronaca giudiziaria, e sarei profondamente ipocrita se negassi che questa partecipazione ha dato una spinta enorme alla mia carriera, quindi indubbiamente io in questo senso sono profondamente grata a Bruno Vespa. Sono curioso di una cosa. Le famiglie delle persone coinvolte in fatti di cronaca nera hanno mai tentato di abusare della tua generosità, della tua capacità di ascolto o della tua consulenza
pur di tentare di portare, diciamo, le investigazioni o i processi in una direzione piuttosto che in un'altra? Guarda, posso dirti che nei casi di cui mi sono occupata, spesso proprio per la famiglia della vittima, io ho sempre avuto a che fare con persone eccezionali che hanno vissuto questa terribile vicenda, la ferocia di questo lutto, in maniera molto serena, e mi hanno sempre dato massima fiducia e non hanno mai cercato di ingerire nello sviluppo dell'inchiesta. Più recentemente è successo in una vicenda giudiziaria di cui mi sto occupando, in cui effettivamente la lettura che alcune persone vicine a una delle parti stanno dando è profondamente, a mio modo di vedere, fuorviante, e questo devo dire è estremamente fastidioso, ma è l'unica volta che è accaduto, insomma. Tutte le altre volte ho avuto a che fare con persone molto dignitose anche nel dolore. Cambiando argomento e tono, a Roberta Bruzzone piace ballare da sola o in coppia? Non balla proprio. Ah, tu non balli? Cioè, non hai mai ballato in vita tua? Mai? Ma, no. Cioè, da pischella, scusami il vocabolario, no, guarda, non sei mai sempre andata a ballare con gli amici? Io ho lavorato tantissimo, già da quando ero adolescente, perché mi mandavano a fare le stagioni al mare, dalla spiaggia di mio zio, oppure nei ristoranti, negli hotel. Ho lavorato spesso, prima di laurearmi, anche nelle discoteche, ma come barista. Quindi io lavoravo dove gli altri si divertivano. Quindi ho separato nettamente le due dimensioni. Ma... Io trovavo questo tipo di attività poco interessante. Ma perdonatemi, insomma. Pensate Roberta Bruzzone dietro il bancone di un bar, di una discoteca che ti offre da bere. Sì, cioè, prima di diventare però. No, prima di diventare quella che sei diventata, certo. Ma anche quando non eri diventata il brand Roberta Bruzzone, vedersi davanti una bionda che porta i pantaloni. Infatti, insomma, bevevano parecchio. Eh beh, immagino che bevessero parecchio. Anche perché basta guardarti per ubriacarsi, sì, cara Bruzzone. Va bene, allora, a proposito di ballo, Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle. Solo un commento, una chiosa finale da parte di Roberta Bruzzone, a cui diamo il benvenuto tra di noi. Grazie mille, direi veramente meraviglioso. Lo sai che Anna, io ti stimo tantissimo, insomma, però ve lo dico, possiamo migliorare, ecco, in questo senso. Possiamo migliorare. Insomma, faccio un po' anche un bilancio del percorso. Lui è arrivato qui che era rigidissimo, chiusissimo, cioè si difendeva in maniera proprio rigida. Alessandra è stata in grado di miscelarsi con lui non solo dal punto di vista della performance, no? di ballo, ma anche dal punto di vista della personalità. Cioè, qui abbiamo avuto l'esempio di come due personalità sinergiche si incontrano e si trasformano vicendevolmente, facendo esplodere un potenziale che forse prima non era neanche ipotizzabile. Berta? Guardate, io non commento la performance, ottima, è una bellissima coppia e ballano veramente bene, però credo che stasera vada sottolineato una cosa importante. Jessica è una ragazza forte, una ragazza splendida, e qui stasera ha messo seriamente in discussione una grossa parte di se stessa, perché posso immaginare quanto sia stato complesso per lei stasera scendere in pista. È un segnale fortissimo il tuo, e quindi ti ringraziamo in maniera infinita e in maniera collettiva. Grazie. Però un aspetto ancora più importante è che tu testimoni che si può cadere, si può sbagliare, si può andare incontro a conseguenze terribili, ma ci si rialza più forti di prima. Ma lo vedete che c'è una dimensione tenera dolce di Roberta Bruzzone che a ballando esce fuori. Ma io, guarda, ringrazio tantissimo Milly Carlucci, perché mi ha dato questa possibilità che all'inizio molti hanno visto storcendo un po' il naso, no? Ma cosa ci fai a ballando? Ma ti hanno criticato? Di su e di giù, sì, assolutamente. Ma anche i tuoi amici, le persone? No, amici che mi conoscevano no, perché hanno capito perfettamente la scelta. Poi si sa, gli amici non è che devi spiegarlo, se ti conoscono davvero, ti vogliono bene, non c'è bisogno di tante spiegazioni. Però, insomma, in giro ho captato un po' di perplessità, no? Solita. E in realtà questa è stata la mia terza edizione a Ballando, e devo dirti che è stata un'esperienza bellissima. E che mi ha dato la possibilità di far vedere anche un aspetto diverso, insomma, no? Più psicologico, più accogliente, perché c'è questa parte chiaramente in me. È ovvio che parlando di delitti efferati, questo aspetto della mia personalità non riesce ad emergere, ma mi pare abbastanza normale. Ma infatti dovrebbero darti la conduzione dello Zecchino d'Oro. A quel punto, guarda, sarebbe... Guarda, no? La tua parte, guarda, innocente verrebbe fuori. Ti posso dire una cosa? Io, in mezzo a tutti questi bambini, credo che sia il concetto più vicino a quello di incubo che io possa avere. Forse anche per i bambini. Probabilmente sì. Forse anche per i bambini. Roberta, ma è arrivato il momento anche per l'Abruzzone della domanda servita sul piatto d'argento. Entri Santino Fiorillo. Mamma mia. Il mio Santino. Ciao. Il mio Santino. Ciao Pigi.
Ciao Santino, buon pomeriggio. Tu lo sai che io adoro Santino, sì. Cioè, ma veramente adoro tutti Santino. Tutti adorano Santino. Cioè, proprio... Io adoro tuo marito. Lo so. Mi è giunta notizia anche di questo. Non so se i telespettatori hanno colto la risposta. No, io cioè... adoro tuo marito. Sì, sì, ma lo so, lo sappiamo. Santino, la cosa pacifica, insomma. Ho seguito le sue vacanze on the road quest'estate. Cercavo di vedere lui. Lo so, lo so. Infatti io ho visto che ho pubblicato un sacco di foto. Alcune erano per me. Te, sì, stai attento. No. Governa, diciamo, tutte le farfalle nella pancia, che ste farfalle te le ammazza tutte l'Abruzzo. Sì, lei è estremamente gelosa, sempre in punta di piedi. Ma non sono gelosa, diciamo punta che... punta di piedi... Il sabato che lui sera... è roba mia, tutto il qua. Il sabato sera ballando io lo saluto sempre se c'è lei. Sì, Santino... non ce ne importa moltissimo di questa faccenda. Ma lui era... Andiamo, ti teniamo a sapere come stava mio marito. Allora, oggi sei felicemente sposata. Sì. Chi più di me può saperlo? Niente, è andato anche Santino Fiorillo. Cari ragazzi, ce lo stiamo perdendo. Come io mi sto perdendo il microfono. Va bene, vai, vai, vai. Allora, c'è stato nella tua vita anche un altro matrimonio. Sì. Da cui ti sei separata felicemente. E la cosa che mi ha incuriosito. Sì. È che il giorno del divorzio voi siete andati a brindare. Sì. Con una bottiglia di champagne. Sì. Quindi com'è andata? Ma guarda, sai, è un percorso di vita che a un certo punto si è interrotto, due persone serene, due persone che l'hanno capita questa cosa senza creare strazi, senza creare vendette, senza creare nessun genere di conflitto, per cui l'abbiamo affrontata da persone adulte e quindi quando abbiamo divorziato abbiamo pensato di dare anche in qualche modo una visione un po' particolare. Io ho comunque un ruolo pubblico e ho voluto testimoniare nella mia vita che si può anche finire un percorso sentimentale senza scannarsi. Concimità. Credo che fosse una cosa importante. Anche perché pensa se chiaro, non è stato fosse anche lui che in questa direzione è venuto insieme a me, quindi ha capito comunque la situazione. Ma non c'è dubbio, anche perché averti come nemica è francamente per meglio. Per carità. Per carità, cioè veramente, no? Sì. Ecco. Diciamo che potrebbe andare decisamente molto ma meglio. Ma io infatti, guarda, ti tratto benissimo perché ho una paura pazzesca. La verità è che ho una grande simpatia per Roberto Abruzzone. Santino, domani. Buon pomeriggio, ciao Roberto. Grazie. Ti saluto Massimo. Grazie. Mi piacerebbe fare uscire fuori quella parte più fragile di te attraverso il tuo amore per la musica. Ho tentato di capire quale potesse essere una canzone tra quelle che dal punto di vista del testo più si avvicinano alla tua personalità. Spero di aver fatto la scelta giusta. Da quel jukebox per Roberta Abruzzone. Quello che si prova non si può spiegare qui. Una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. Quante cose sono solo fesserie. Mille volte idea.
facile sentirsi da buttare via. Qui non hai la scusa che ti può tenere su. Qui la notte è buia e ci sei soltanto tu. Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike. E ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui. Vasco Rossi, a Io e te, una canzone dedicata a Roberto Abruzzone, gli angeli. Ma è la prima volta nella mia vita professionale che ti incontro e ti vedo commossa. Ma questa è una canzone un po' particolare, insomma. Perché, Roberta? Perché mi ricorda mia nonna, che è stata una figura centrale nella mia vita. E questa canzone racconta un po' il mio vissuto quando è andata via, quando è scomparsa, insomma. Un po' il passaggio che dice non arrivano più gli ordini, che mia nonna era una tosta, molto un po', insomma, caratterialmente mi ci rispecchio parecchio. Però quando non arrivano più gli ordini non ci sono manco più gli angeli, quindi era anche una persona che cercava sempre di togliermi dai guai, di darmi i consigli giusti, di indirizzarmi, no? E quindi quando è morta ho avuto un senso di vuoto pauroso, forse il peggior momento della mia vita è stato. E mi ricordo che questa canzone me l'ha fatto in qualche modo risperimentare. E l'unico cruccio che ho è che è andata via nel 2004, quindi non riesco neanche a dire che sia morta. E tutto il resto della mia vita, della mia carriera, che sicuramente avrebbe apprezzato tantissimo, perché lei questa cosa la vedeva, che io avevo tanto da esprimere, non l'ha potuta vedere, non l'ha potuta vivere con me. E questa canzone me la riporta sempre vicino. Posso darti un abbraccio? Certo. Vieni qua. Roberto Abruzzone, a Io e te! Roberta Abruzzone, a Io e te, veramente grazie di cuore per aver aperto il tuo cuore, so che insomma un po' ti è costato. Grazie. Grazie di cuore. Grazie a voi. Roberta Abruzzone, andiamo in pubblicità, tra pochissimo Stefano Magnanensi e raccontiamo la musica dei programmi della RAI da Boncompagni a Maraveniera, tra poco. Quello che potremmo fare io e te.